Salve a tutti, io sono Sfina e bentornati su The Sims. Questa è la prima volta che faccio una cosa del genere, però è successa una cosa veramente assurda. Allora, io sto registrando questo video subito dopo quello che avete visto la settimana scorsa. E so che nello scorso video alla fine avevo detto probabilmente creeremo il nuovo club che vi ho fatto vedere, eccetera eccetera, o comunque giocheremo con qualcun altro, perché ho riagganciato subito dopo aver stoppato il video. Perché io veramente sono ancora sconvolta, non ci posso credere. Appena ho stoppato, guardate un po' chi si è presentato fuori. Cioè io non lo so com'è possibile. Veramente. Cioè appena ho fermato il video, mi sono accorta che fuori dalla porta c'era Lion. Io non lo so come accidenti è possibile, però ho detto, oh mio Dio, devo registrare assolutamente l'episodio, perché poi ho paura che se stoppo e salvo, magari mi passa la giornata, perché comunque le azioni e le vite dei vari sim continuano anche se non le stai utilizzando. Quindi avevo paura che andando avanti mi sarei trovata Lion da un'altra parte e non fuori dalla porta. Quindi ho detto no, assolutamente devo registrare, perché poi è capitato proprio oggi che è il giorno dell'amore. Io veramente sono senza parole, ok? Allora, mi sento anche un po' emozionata, vi dico la verità. Però ok, calmi, va tutto bene. Dunque, Spina è in tuta. Questo va meno bene, perché... cioè insomma la prima volta che si incontrano e fa anche un po' schifo. Quindi io direi, facciamola correre di sopra, la facciamo cambiare. Che poi oltretutto c'è una cosa solo mia, perché io so che Spina, che Lion, cioè loro non lo sanno, però è già tutto deciso e loro non lo sanno. Quindi allora, ora corri di sopra, ehi, corri di sopra, ti prego non ti muovere di lì. Ti prego, Lion. Ok? Ora invita ad entrare. Oh mio Dio. Cioè, avevo paura che tipo se ne andasse intanto che... No! Ok, facciamo finta così. Chissà chi c'è fuori alla porta. Facciamo finta di niente, insomma. Noi non lo conosciamo. Noi siamo Spina e non lo conosciamo. E diciamo, salve! Oh mio Dio, che carini! Ok. Allora, dove? Non ho capito. Che cosa è successo? Va bene. Allora, serviamo la cena. E direi di fare ravioli vegetali? Ma sì, ravioli vegetali! Ma sta preparando la roba in bagno? Cioè, ma stai scherzando? Sta preparando la cena in bagno, ma perché? Sono veramente confusa. No, ti prego, non se ne può. Che cosa è successo? Ok, ora si mette a guardare la TV. E intanto lei prepara i ravioli. Cioè, veramente, è andata in bagno, lui ha litigato col gatto, il che è un po'... Da una parte è un po' sensato, perché Lion non ama tantissimo i gatti, preferisce i cani. Però di solito tutti gli animali vanno d'accordo, quindi con lui. Chiamiamo a tavola. Ecco qua. E ci prendiamo una porzione e mangiamo insieme. Salve, Lion! Che piacere, veramente. Che il fatto che ti sia fatto chilometri per venire a casa mia. Oh mio Dio! Stiamo cenando insieme! Non ci credo. Com'è? A lei piace? E a lui? Oh! Guardali, cioè sono, oh mio Dio. Allora, a lei piace e anche molto. Lui ogni volta che mangia fa questa faccia un po' di... Lei è proprio fomentata. Lui invece fa questa faccia per dire sì, è buonino. Ecco, lei sta pensando a se stessa, sta dicendo, mazza, stavolta ha fatto veramente un piatto buono. Che è un po' quello che faccio anch'io ogni volta che cucinavo per Lion, soprattutto all'inizio. Mi impegnavo tantissimo per fare bella figura, no? E se poi effettivamente era buono, dicevo, mazza, mi sono impegnata veramente tanto. Quindi questo sim è effettivamente molto somigliante a me. E sono contenta della cosa. Ora, perché non... Ma non vi siete manco presentati, ma scusami. Cioè...
Vabbè, cioè avete mangiato insieme e non vi siete manco presentati, ma siete fuori di testa. Cosa? Ok. Ti lancerò dei coriandoli del giorno dell'amore. Cosa succede? Sei stanca? Sì! Mamma mia, che bello! Eh beh, sì, facciamo un po'... Parliamo, che ne so... parliamo della temperatura fresca. No, ti prego, non puoi andare a dormire! Cosa? È flirtante? No, devi venire qui! Qui! Perché flirtante, porca miseria? Ok, ok, ok. Fermi tutti. Ho qualche regalo da dargli? Le bolle di sapone. No, dunque, gli posso regalare... io non piacciono le... Oh, ce l'ho! Allora, visto che siamo tutte e due soli e che in questa giornata così triste e sola tu mi sei venuto a trovare, io ti darò il regalo del giorno dell'amore e ti regalerò questa palla che ho comprato giusto oggi, perché insomma era una giornata solitaria e tu ti sei presentato alla mia porta senza che io me l'aspettassi, quindi ecco qua, questo è un regalino che ho fatto per te, cioè giusto, che bella l'amicizia, no? Sì, perfetto, ok, dunque ora si chiacchiera un po' e parliamo del più e del meno, tipo conosciamoci, insomma, cosa mi dici di te? Che lavoro fai? È luna di notte, noi stiamo parlando del niente. Vabbè. Beh, sì, assolutamente. Cioè, guardatela. È proprio sì. Cosa, scusami? Ah, giusto, è flirtante, quindi è tutta strana adesso quando parla. Ok, va benissimo. Sì, assolutamente. È proprio Yasuna Bebe, certamente. E quindi niente, ti ringrazio e se ne sta andando? Ciao. Ah, ok, è stato strano, il gatto sta tornando. Va bene, è stato strano, inaspettato, ma raga, completamente fuori dal nulla, Lion e Spina si sono conosciuti. Cioè, sono veramente senza parole. Sono contenta, per carità, sono assolutamente contenta che sia... Oddio, questa è proprio smorta. Tutti i panni per terra. Guardate un po'. Noi adesso, nel nostro telefono, se facciamo manda un messaggio, chiacchiera con, noi abbiamo Lion VGF. Quindi... finalmente possiamo iniziare a marciare come si deve. Che poi è un po'... in realtà è un po' giusto che sia andata così, perché la prima persona del gruppo VGF che io ovviamente ho conosciuto è stata Lion, perché era una sua fan. Quindi diciamo che potrebbe essere anche abbastanza credibile che questa Spina qui, la nostra Spina, sei una fan di Lion. Cioè, insomma, sognare non costa niente alla fine, credo. Quindi, sì. Allora, Lion e Spina si sono conosciuti, ma è una cosa che non dobbiamo assolutamente lasciar perdere, perché dobbiamo coltivare questa relazione, ma soprattutto non dobbiamo impedire, non dobbiamo far sì che la relazione sia monodirezionale. Questo cosa significa? Che così come si impegnerà Spina in questa relazione, si dovrà impegnare anche Lion. Allora, io direi di prendere il bucato, ma non così... Allora, dunque, qui sto panicando un attimo, dunque dobbiamo fare il bucato, ok, lo dobbiamo appendere. Ora, lei è bravissima, guarda quanti panni! Benissimo. Facciamo anche questo bucato, lo aggiungiamo alla lavatrice, così almeno portiamo avanti tutte quante. Perfetto. È triste, che è successo? Fermi tutti, Spina è triste, vediamo qual è il problema. Oh no, la festività terribile. Allora, purtroppo succede su The Sims che quando una festività non va come deve andare,
Il sim è triste, e in particolare questo sim sarà triste per altre 4 ore. 4 ore interminabili, devo oltretutto dire. Però, vabbè. Stai mangiando porcheria, tesoro, quindi ripulisci tutto. Non devi mangiarlo! Ti fa male, porca miseria! Vabbè. Puoi ripulire tutto? Grazie, tesoro. Porca miseria. Allora, sta andando male, sto perdendo un po' la concezione delle cose. Però intanto qui abbracciamo un attimo la nostra piccola Morgana, sì, le facciamo le coccoline. Direi di andare al piano di sopra e di cercare un nuovo ingaggio. Quindi andiamo su freelance e cerchiamo la disponibilità di ingaggi. Ma dopo aver trovato il lavoro, che è una cosa molto importante che Spina deve fare per andare avanti con la sua carriera, vediamo un po' cosa possiamo fare. Servono strani scrittori senza senso. Ok, fatti pagare per scrivere delle top 10. Fai cliccare fatti pagare. Slogan pubblicitari accattivanti. Mi piace, faremo questo. E prenderemo il lavoro. Ma prima di metterci al lavoro, io direi di innanzitutto aggiungere una storia su Instagram, così, tanto per, perché guarda un po' come va la storia su Instagram, perché tanto qui siamo tutti quanti su Instagram, quindi può essere un buon modo per, ok, è la prima storia che facciamo e abbiamo 12 follower come al solito, ecco. Direi di mandare un SMS felice a Lion VGF e gli mandiamo un bel SMS. Ecco qui. Perfetto. Così siamo a posto. E adesso ha risposto: "Sono d'accordo, Spina, una giornata splendida. Usciamo a god-". Oh! Ci ha invitato ad uscire. Non lo so che facciamo. No! L'ho perso! No! L'ho perso! No, ti prego, mi aveva invitata! No, dai! Io ne mando un altro. Cioè, ci aveva invitato ad uscire! Perché? Cioè, me lo son fatto scappare così. Io pensavo che comunque bloccando il tempo almeno il messaggio sarebbe rimasto. Dai. Va bene, ci può stare. Perché così lo facciamo attendere un po', no? Ci sta? Spero che ci sta. Porca miseria. Vabbè, lo so, sono stata stupida. È stata colpa mia perché mi son fatta prendere dal panico, quando in realtà dovevo semplicemente dire sì, andiamo a godercela e vai. Ok, perfetto. Intanto qui stiamo portando avanti il lavoro, perché non voglio... non ci posso credere. Ok, dobbiamo scrivere un testo di marketing. Io veramente sono... Mamma mia, che rabbia! Perché veramente, cioè, non è giusto. Ci aveva invitato ad uscire e io me lo son fatto perdere. Sono stata stupida. Lo chiameremo denaro denaro, perché alla fine c'è una pubblicità, no? Quindi denaro denaro potrebbe andar bene, no? Perfetto. Ora dobbiamo sottoporre il lavoro al cliente per vedere se lo approva. Io spero tanto di sì. Approvato, perfetto. Ok, abbiamo ottenuto approvato il nostro lavoro e abbiamo guadagnato dei soldini, ma almeno scende giù veramente, cioè mamma mia, no, sono proprio arrabbiata. Ok, allora dunque, controlliamo il diario dei social media. Chi è? Mi hanno invitato ad uscire. Allora, io direi di sì. Ci hanno invitato ad andare ad un lounge bar. E io ho detto di sì, perché spero che ci sia anche Lion. È una cosa un po' stupida, effettivamente, soprattutto perché ci ha invitato una persona che io non ricordo neanche di aver conosciuto. Però, considerando che mi sono fatta scappare l'appuntamento perché sono tonta, magari possiamo avere la... Wow, che bel posto! Allora... Non so neanche fra questi chi è quello che... Ah, eccolo qui! È nascosto lì dietro. Allora,
Che bel posto però, mamma mia. Siamo sempre in città ovviamente. Qui da qualche parte c'è il palazzo dove vivono Lion e compagnia. E noi siamo qui. E c'è un'altra star. Wow, guarda, Brittany Cho, celebrità vera e propria. Accidenti, bello questo bagno. E Lion non c'è però. Perché non c'è Lion? Dai, ti prego. Ma porca miseria. Cioè, veramente, che sfiga. Mamma mia, cioè. No, voglio tornare a casa. Sto parlando con questa persona. Chi è questa persona? Sì, assolutamente, è un amico. Assolutamente, sì, certo, questo è proprio vero, non so di cosa tu stia parlando. Però direi di usare un attimo il telefono e di chiacchierare un po'. Lion si è cambiato. Lion si è cambiato, quindi significa che è in giro da qualche parte. E oltretutto è vestito anche abbastanza scicchettoso, quindi voglio sapere dov'è. Posso fare lo Sbanu Club. Il club dove tutti i veri sbanunelli possono entrare. Sì, mi piace, ok. Faremo per la stanza quella piccolina da sola, faremo lo Sbanu Club, che è il club per tutti i veri sbanunelli. Una cosa positiva, nonostante ci siamo fatti scappare l'appuntamento, ed è una cosa per cui veramente... quanta gente che mi invita, ok, va bene. Invitatemi pure tutti quanti, tanto non c'è problema. Comunque, una cosa positiva è il fatto che adesso che Spin e Lion si conoscono, non sono chissà quanto amici, ma comunque si conoscono, questo significa che, così come Lion potrebbe, anche Spin può presentarsi a casa di Lion. Magari per vedersi, per fare una chiacchierata. Quindi la cosa potrebbe essere molto molto buona. Soprattutto magari la prossima volta che noi giocheremo insieme a Lion. Intanto qui portiamo avanti le nostre faccende. Noi abbiamo lavorato, Spina sta mangiando. Abbiamo mandato dei messaggi a Lion, ma non esageriamo, non ci addossiamo troppo, perché è una cosa che bisogna fare con molta calma. Soprattutto considerando che lui si è fatto avanti per primo, quando in realtà nella vita vera sono stata io, però va bene. Dunque, direi che con Spina che sta andando a dormire, chiudendo questa giornata che è stata veramente piena di sorprese, veramente veramente piena di sorprese, è una cosa fantastica il fatto che Lion si sia presentato a casa nostra, facilitandoci oltretutto molto le cose, perché sennò sarebbe stato veramente molto difficile riuscire a farli incontrare. Quindi è un'ottima cosa. Cosa succede? Giorno della nuova abilità. Oh, è il giorno della nuova abilità, però è una giornata che scopriremo nel prossimo episodio. Quindi io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fin qui. Fatemi sapere come pensate che dovrà andare avanti la relazione tra Spina e Lion, se dovremo far andare avanti le cose in maniera veloce, se magari dovremo farli conoscere prima meglio, se magari dovremmo farli frequentare un po' anche con altre persone, perché non è detto che loro debbano per forza fidanzarsi adesso, possono magari fare nuove esperienze. Fatemi sapere tutte queste cose nei commenti, ovviamente, perché è molto importante. E soprattutto fatemi sapere nel prossimo episodio con chi questo Marco si è rotto le scatole comunque, io non lo volevo dire, però ha veramente rotto le scatole. Comunque fatemi sapere anche nel prossimo episodio con chi dovremo giocare, se dovremo creare questi nuovi club, tra cui lo Sbanu Club. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!